Ciao a tutte, in questo video faremo una skin care veloce. Innanzitutto inizio col mio detergente al cocco zuccheroso, che lo uso da un po' di tempo e mi ci trovo benissimo ed è buonissimo perché ho utilizzato la fragranza zucchero filato e l'ho fatto con latte di cocco, quello che si trova anche nei supermercati. Scusate il rumore, ma qui stiamo facendo sempre i lavori e mi ci trovo benissimo. Molte ragazze hanno detto che comunque è un latte detergente che non si mantiene, ma io ci ho aggiunto ovviamente il conservante. Ha questo odore penetrante di cocco che io amo follemente. E ci ho messo anche qualche goccia di fragranza di cocco e mi ci trovo veramente benissimo. Altra cosa, che non brucia assolutamente gli occhi. Ho provato tantissimi prodotti però quando mi andava a strofinare negli occhi mi bruciavano, non riuscivo ad aprirlo. Invece questo è molto molto delicato e quindi per la zona occhi, contorno occhi, che comunque è la zona molto molto delicata, io lo trovo ideale. Insomma, mi ci trovo benissimo, quindi una bella pulizia profonda con la spugnetta per levare tutto, anche se io bene o male mi trucco abbastanza poco, fondotinta, matita nera e mascara, quindi nulla di particolare, però ci vuole. Dopo mi vado a sciacquare il tutto con dell'acqua fresca fresca per rinvigorire la pelle e poi passiamo al secondo step. Come secondo step già sentirò la mia pelle morbidissima e quindi userò i miei burrini scrubbanti che ho fatto proprio ieri. Ho utilizzato degli ori, le cere, il burro di karité e il burro cacao per ammorbidire la pelle, per fare un effetto lenitivo, e ci ho aggiunto lo zucchero e la farina di cocco e poi l'ho messo ovviamente negli stampini, quelli per fare i biscottini, li ho messi nel congelatore, quindi quando li sono andata a tirare fuori erano freschi, così fanno ancora più effetto sulla pelle di prima mattina. E a contatto col colore della pelle, come vedete, si vanno a sciogliere, quindi si riesce a spalmare molto bene, a fare questo scrub praticamente velocissimo, perché comunque dopo che si sono tra virgolette ghiacciati li potete tenere in una scatolina nel frigo e buona lì. Li vado a massaggiare bene in modo che vada un po' ovunque. Si può usare ovviamente anche come scrub delle labbra. Vado a andare soprattutto nella zona T, un bel massaggio profondo e rilassante, perché comunque rimane delicato, non è che va a sgraffiare la pelle. Io ho la pelle molto delicata, divento tutta rossa se ci metto qualcosa di veramente strong. E questo mi è piaciuto veramente veramente tantissimo. È ideale ovviamente anche per le unghie, per ammorbidire le cuticole, quindi uniamo tutte queste cose insieme. Adesso mi vado a sciacquare. Dopo che mi sono sciacquata avrò la pelle morbidissima, vellutatissima. E passiamo al terzo step. Terzo step è ovviamente mettere la propria crema idratante. Io ho creato questa crema, l'ho chiamata Cashmere al Q10, perché ho utilizzato la fragranza Cashmere, che è veramente buona, c'è un odore stupendo. Q10 perché appunto ci ho aggiunto il coenzima Q10, quindi con questo effetto anti-age. L'ho fatta con la lecitina di soia, poi ho utilizzato degli oli vegetali, il jojoba, il cocco e l'avocado, l'acqua, e il tocoferolo, appunto la vitamina E per dare maggior potere alla pelle, e appunto mezzo cucchiaino di coenzima Q10, che appunto fa questo
effetto insomma un pochino anti-age. È molto delicata, molto idratante, mi ci trovo davvero bene. Nel caso in cui volete vi posso fare anche il tutorial. Comunque si tratta praticamente di una crema basica di cui trovate tanti tutorial in giro e appunto ci ho aggiunto solo questa polverina di Q10, nulla di particolare. Me la vado a massaggiare su tutto il viso, sul collo, sul décolleté. Poi è buonissima per questo odore di cashmere che è veramente ottimo, si assorbe facilmente, quindi non unge. Sono a posto. Alla prossima.